una vittima finora in Puglia. Si tratta di una ragazza di 30 anni, data per dispersa ieri pomeriggio, quando a bordo della sua auto aveva cercato di superare un ponte nonostante il torrente in piena, torrente appunto che si è portata via l'auto. Il corpo è stato recuperato dai soccorritori questa mattina, soccorritori che parlano di altri 4 dispersi. Siamo nella zona di Laterza, nel Tarantino, dicevo, parlano di 4 dispersi, ma sono notizie che si spera di poter in qualche modo ridimensionare, perché la zona è molto isolata e quindi si sta cercando di capire cosa sia successo in queste ultime ore. Di sicuro Cinosa è una città isolata, un paesino isolato. In questo momento si parla anche di ponti pericolanti, ma un po' tutta la zona ha ad aver subito ingenti danni dalle precipitazioni di ieri. Si parla di situazioni difficili anche nella provincia di Lecce e nel Brindisino, ma ripeto, la situazione sarà più chiara ora che passerà qualche ora con i soccorritori che avranno raggiunto anche le zone.